Quanto è importante, se è importante, la vitamina D nella prestazione degli atleti? Ma lo vediamo tra qualche secondo. Negli ultimi anni si fa un gran parlare di vitamina D perché è efficace, soprattutto nella prestazione e quant'altro. Ma cerchiamo un po' di capire esattamente come stanno le cose, cerchiamo insomma di chiarirci meglio con una ricerca scientifica, una review, soprattutto che è uscita su Nutrients 2013, che è aggiornatissima comunque anche ad oggi, che ci parla proprio del ruolo della vitamina D e soprattutto della sua carenza, indicando eventuali aspetti che riguardano anche aspetti patologici oltre che di performance per una carenza di vitamina D. Però siccome questi video sono sempre fatti in collaborazione con la Sport Science Academy, vorrei che anche stavolta fosse un membro della Sport Science Academy, che è Giuseppe Spinosa, a presentarci questo studio. Ho scelto queste review perché la vitamina D è importante per la salute di chi sottopone il proprio fisico a stress, come nel praticare fitness o sport. Ritengo quindi importante che il preparatore o anche gli atleti che si allenano in modo autonomo dovrebbero valutare il livello di vitamina D per un'eventuale integrazione. Ciao a tutti e buon allenamento. E grazie quindi a Giuseppe, ma abbiamo visto che il ruolo della vitamina D, perché sta diventando importante, al di là degli aspetti diciamo patologici che in questa pagina non trattiamo, e quindi ovviamente è importante anche nella salute delle ossa e in altre problematiche anche ad esempio del sistema immunitario, ma che oddio, può anche essere molto importante per un atleta, ma oggi ci focalizziamo soprattutto sull'aspetto muscolare, il tessuto muscolare. Non tanto tempo fa i ricercatori hanno trovato dei recettori della vitamina D proprio all'interno della cellula muscolare, quindi ovviamente lì si è nato l'idea come mai c'è questo, vuol dire che è importante con il metabolismo energetico, e questo è un aspetto che d'altronde in questa review che abbiamo visto, questa di Nutrition, ci sono ovviamente tutta una serie di considerazioni da fare riguardo la funzione muscolare, perché proprio su Nutrients era uscito, quindi un aspetto della nutrizione con l'attività fisica. Allora cerchiamo di capire bene come mai c'è questo aspetto. Se andiamo a analizzare ulteriori studi, vediamo che il 77% della popolazione americana è al momento, perlomeno alla data dello studio, deficitaria di vitamina D, con un margine molto più ampio nelle regioni dove è più difficile stare all'aria aperta e soprattutto a contatto con il sole. Questo però non deve essere un alibi, perché ovviamente anche per chi si allena nelle zone magari del sud dell'Italia bisogna stare almeno due terzi del corpo per almeno un'ora irrorati dal sole per avere un'attivazione della vitamina D. Quindi non è detto che questo poi accade, soprattutto magari per chi nuota, che so, in piscina o nelle palestre o eccetera. Quindi la nutrizione è importante. Là dove si trova la vitamina D? Sicuramente nel pesce grasso, nel salmone, nel tuorlo, nell'uovo, ma anche nel latte, cereali, eccetera. Quello che si è visto nelle ricerche è che molte volte però, proprio perché nei processi digestivi si perde il 50% della vitamina D, potrebbe essere che per un atleta soprattutto la quantità di vitamina D non è sufficiente per poi migliorare le prestazioni. Allora, senza fare esperimenti, in questo caso è meglio fare un controllo da un nutrizionista qualificato, ovviamente, che possa ragionare insieme all'atleta per cercare di capire magari con un diario alimentare qual è al momento la situazione alimentare, quindi verificare se ci sono o meno delle incompatibilità o dei rischi di deficit di vitamina D. Questo perché, come abbiamo visto, al di là della patologia, la vitamina D è fondamentale anche nella performance dell'atleta. Metti un like, un'interazione, un commento, perché poi ti risponderemo sicuramente in tutte le pagine del network. Condividi anche ai tuoi amici. Ci sentiamo domani con la Sport Science Academy. Se vuoi sapere cos'è, rimani e c'è un link alla fine. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.